Amici pescatori, ben ritornati qui sul canale YouTube di Extra Fishing Gear. Allora, oggi sono in pesca e quindi farò una nuova avventura e voglio portare qui sul canale un nuovo video. Per chi non l'avesse ancora visto, qualche settimana fa qui sul canale YouTube di Extra Fishing abbiamo messo un video dove vi portavo personalmente a pescare a spinfline i piccoli torrenti di montagna. In questo caso pescherò ancora in un piccolo torrente, però con uno stile di pesca differente, cioè la pesca a spinning e non a spinfly, con esche metalliche. Con me ho comunque la mia Flumen Pizarro Reale, canna che si addice perfettamente anche a questo stile di pesca fatto con esche metalliche, una piccola tracolla molto compatta, uno zaino, qualche lenza dietro, qualche esca in più nel caso dovessi perderne qualcuna. O comunque ho con me veramente il minimo indispensabile per essere leggero, potermi arrampicare, perché in questi spot veramente ci si aspetta di tutto. Non voglio parlarvi ora di questo artificiale qui, ma ve lo faccio vedere in seguito. Ora scendo direttamente qui nel torrente che mi scorre sotto. Voi non lo vedete, ma qui davanti a me ho un'insenatura che porta direttamente in acqua. Scenderò, comincerò a fare qualche lancio per vedere se le trote rispondono alle mie esche. Poi andiamo ad approfondire che cosa sto usando e il perché sto usando questo tipo di artificiale in questo determinato spot. Ok ragazzi, adesso proverò a fare due lanci nella buca che ho qui alle mie spalle. Lancerò il mio rotante, vediamo che cosa succede. Utilizzare un rotante come il Reale in situazioni come queste che mi trovo davanti ha dei vantaggi, capiamo perché. Allora, innanzitutto il rotante è una delle esche tradizionali della pesca spinning alla trota. In questo caso Flume ha voluto rivederlo e rivisitarlo aggiungendo una nota tipica delle esche da spinfly, quindi l'elica sulla testa dell'artificiale. Che cosa fa questa elica essenzialmente? Quando io vado a lanciare il mio rotante, in questo caso all'interno di una buca profonda, e spesso in queste situazioni ci troviamo degli spot o comunque delle zone dove stiamo pescando che sono veramente ridotte al minimo e abbiamo bisogno di entrare in pesca nel più velocemente possibile, questa elica che è posta nella testa dell'artificiale, toccando l'acqua, comincerà subito a ruotare. Questa rotazione si tramuta, vista dal pesce, come vibrazione, come un richiamo che rende l'artificiale già attrattivo non appena tocca l'acqua. Poi noi, quando andiamo a recuperarlo linearmente, oltre ad attivare, che già di per sé attiva, l'elica piccolina posta sulla testa, andiamo ad attivare anche la principale, questa qui più grande. Amo Van Fuck, quindi amo ad alta penetrazione per cercare di ridurre al minimo le slamate, ovviamente abbinato ad una buona canna. Io in questo caso utilizzo la canna, come vi dicevo prima, la Pizarro Reale, canna che va bene per lo spinfly ma va bene anche per utilizzare questi tipi di artificiali qui. Eccole qua, una bellissima trota fario che popola questi reali di montagna. Some days I can feel it, but the feeling ain't all blue. You got me believing, one day you gotta come through. Lost in these city lights, cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Pescatori, siamo arrivati alla fine di questo video. Avete visto come 2 ore in pesca e attrezzatura ridotta al minimo siano bastati per passare dei momenti veramente piacevoli.
le trote sono uscite, a noi oggi non interessava la taglia, infatti non è uscito il mostro, ma passare del tempo qui in mezzo alla natura, respirare tranquillità, veramente è un tocca sana per la salute, praticando ovviamente la nostra passione, la pesca. Come sempre vi invito a mettere un like e un commento se il video vi è piaciuto e a tenervi aggiornati qui sul canale di Extra Fishing Gear, perché cercheremo di mettere il più possibile di nuovi video in modo tale da raccontarvi le nostre avventure e da condividere con voi la nostra grande passione, la pesca. Ragazzi, ci si vede ovviamente come sempre sulle sponde e ci si vede in pesca. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song.